La questione del Green Pass, l'obbligo del Green Pass ha creato un particolare scompiglio, proteste fra gli autotrasportatori, fra anche le aziende di autotrasportatori. C'è oggi per esempio la vicenda del porto di Trieste, ma non solo. Noi siamo andati a vedere se questo tipo di riflessi si possono registrare, si sono registrati anche in Abruzzo, e la nostra verifica, diciamo così, è affidata a Giglio Aledmondo, che è in collegamento in diretta dal porto di Ortona, che è il più importante porto commerciale della nostra regione. Gigliola, buongiorno, buongiorno anche alla tua ospite. Buon pomeriggio a te Marina, con Andrea Berardinelli. Siamo al porto di Ortona, come dicevi tu, perché anche in Abruzzo si registrano proteste a livello generale contro l'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro. E sul piede di guerra, come dicevi, ci sono gli autotrasportatori nei porti di Ortona e Vasto. Al contrario di Trieste e di altri scali nazionali, la situazione è tranquilla, poiché gran parte degli operatori e dei lavoratori è in possesso della carta verde. La decisione del governo Draghi di rendere il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori sta suscitando reazioni in tutta Italia, e al porto di Trieste in alti scali la protesta potrebbe andare avanti ad oltranza, come quella degli autotrasportatori. Il blocco a Trieste sta avendo ripercussioni in tutta Europa, ma però ti dicevo, qui a Ortona, così come a Vasto, secondo quanto ci hanno detto alcuni operatori marittimi, non si registrano iniziative contro il governo, in quanto la maggior parte dei lavoratori si è vaccinata contro il Covid-19 e quindi è in possesso del Green Pass. Qui con me c'è Luciana Ferrone, la dottoressa Ferrone, che è imprenditrice del settore logistica e presidente della CNA FIT Abruzzo, che rappresenta gli autotrasportatori. La carta verde richiesta soltanto ai lavoratori italiani, questo ci risulta, e non a quelli stranieri, e sta fortemente penalizzando le attività. Ma oggi l'autotrasportatore italiano senza Green Pass, l'autotrasportatore abruzzese, secondo le regole, se non effettua il tampone deve essere sospeso dall'azienda. Qual è la situazione qui in Abruzzo? La situazione in Abruzzo è meno grave di quella del territorio nazionale, perché diciamo che il nostro territorio è un territorio un po' più piccolo, dove i siti industriali sono forse un po' minori rispetto a un'area geografica che può essere quella lombarda o quella piemontese o quella dell'Emilia-Romagna. Il problema è nazionale, perché il nostro governo ha emanato questa circolare in cui nessuno può entrare in un sito produttivo logistico se non munito di Green Pass, è cosa giustissima, per l'amor del cielo. Io personalmente non sono un Novax. Il problema è che noi abbiamo nel settore trasporto merci su strada un problema che si chiama carenza autisti. I nostri autisti nel settore logistico sono costituiti maggiormente da personale extracomunitario, che non so per quale loro filosofia sono sostanzialmente dei Novax. Quindi, siccome l'offerta è inferiore alla domanda, oggi si sono fermati tanti autisti, quindi sospesi, senza retribuzione, tutto quello che vogliamo, ma di fatto si sono fermate anche le merci, in un contesto dove il problema della manovalanza, della guida dei tir era già fortemente sentito dalla nostra categoria. E ci sono aziende disposte a pagare a proprie spese i tamponi per poter far lavorare gli autotrasportatori, che non hanno il Green Pass? Ma assolutamente sì, noi lo stiamo facendo. Noi abbiamo un sito logistico importante a Piacenza e abbiamo pagato ai nostri autisti i tamponi, ma i tamponi sono per 72 ore e comunque c'è un problema di accessibilità, perché si possono fare questi tamponi su prenotazione, dato il periodo tutti sono contingentati e quindi praticamente non troviamo spazio, posto, bisogna prenotare. Quindi noi come azienda abbiamo messo a disposizione il tampone gratuito per chi è stato già vaccinato della prima e che quindi è in attesa della Green Pass. Però ci sono quelli che sono decisamente Novax, purtroppo. Secondo lei questa situazione cambierà? Ma questa situazione non cambierà, perché c'è un problema di fondo che si chiama carenza di autisti. È un problema a livello nazionale, internazionale, non solo europeo, al quale il governo deve mettere mano, perché è un problema molto molto grave. Nel nostro territorio la merce viene spostata al 90% su gomma e non ci sono autisti. Marina, se non hai domande da studio, io ti restituirei la linea, ringraziando ovviamente la dottoressa Ferrone.